Prima delle due, i pompieri hanno lavorato per circa un'ora e mezza per avere ragione delle fiamme e bonificare i locali. Le fiamme sono state causate con ogni probabilità da una scintilla partita nella giornata di ieri da un macchinario e poi rimasta a covare nella segatura per poi dare vita a un incendio in piena notte. Il pronto intervento delle vigili del fuoco ha comunque fatto sì che i danni fossero limitati. Il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, ha incontrato ieri il prefetto di Genova a Fiamma Spena. Nel corso del colloquio si è parlato soprattutto di sicurezza in città. Con il sindaco c'era anche il consigliere di sicurezza e polizia municipale Walter Cardinali. Tra le tematiche trattate è quella degli osservatori cittadini per la sicurezza, di cui si parlerà più diffusamente nel corso di una riunione di servizio convocata per giovedì. Il prefetto ha poi bocciato l'idea di installare autovelox fissi collegati ai semafori come deterrente per chi viaggia ad alta velocità in orario notturno, in quanto il dispositivo può essere utilizzato solo con presidio degli agenti di polizia. Si riunisce questa sera alle 20.45 il Consiglio Comunale di Chiaveri. All'ordine del giorno figurano l'ampliamento del plesso scolastico Mazzini Est, l'accordo operativo con il Ministero della Giustizia per inserire in lavori di pubblica utilità soggetti che abbiano beneficiato di una sospensione processuale e la convenzione per la gestione associata dell'acquisizione di beni e servizi. Ma in discussione figurano anche qualcosa come 43 documenti fra mozioni, interpellanze e ordini del giorno presentati da consiglieri di opposizione. Segnaliamo ora un paio di appuntamenti. Un'iniziativa di solidarietà, quella in programma stasera al Caffè Rapallo. Si tratta di una cena il cui ricavato verrà devoluto all'associazione Horus, che sta mettendo a punto un dispositivo per aiutare nella vita quotidiana chi ha gravi problemi di vista. A Chiavari invece il cinema Mignon proietta oggi il film Il cielo sopra Berlino nell'ambito del rassegno omaggio a Wim Wenders. Sarà possibile vedere il film del grande regista tedesco alle 16.30 e alle 21. La focaccia con il formaggio di Recco sbarca su Rai World, il canale internazionale della Rai. Il consorzio e la focaccia di Recco sono invitati a partecipare a una registrazione che si è tenuta lunedì a Roma. Il programma, condotto da Benedetta Rinaldi, si chiama Community e la puntata dedicata alla specialità gastronomica del Golfo Paradiso andrà in onda il prossimo 6 marzo. Per la focaccia con il formaggio arriva dunque una nuova vetrina internazionale che fa seguito alla registrazione IGP da parte dell'Unione Europea. Per il calcio locale oggi sono in programma due recuperi. Per il campionato di eccellenza si gioca alle 14.30 a Caro Montenotte la partita fra Cairese e Riva Samba, rinviata lo scorso 8 febbraio per il maltempo. I Calafati di Natalino Bottaro cercano oggi punti importanti in chiave salvezza, dopo lo sfortunato pareggio ottenuto domenica scorsa in casa contro il Busalla. In seconda categoria invece alle 20.45 a Sesta Godano si recupera la partita Borgo Rotondo Panchina, rinviata per il maltempo il 7 febbraio. La squadra di Varese Ligure punta la vittoria per allontanarsi dalla zona salvezza e tornare a sognare i playoff. I chiavaresi invece hanno bisogno di punti per confermarsi in categoria. Il sito paesinews.it, in un articolo scritto da Nicola De Napoli, candida Silvano Bortolazzi al Nobel per la letteratura. Bortolazzi, nato nel 1975 di Recco, nel 2014 è stato insignito del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Giorgio Napolitano. Presiede una scuola di poesia e ha ottenuto numerosi riconoscimenti nel campo letterario e della poesia. Secondo quanto scrive De Napoli, enti e istituzioni italiane si sono attivati per proporre il giovane poeta alla candidatura per il prestigioso riconoscimento. La poesia di Bortolazzi cerca di infondere nel lettore l'amore per Dio, per la patria e per l'Europa. Questa era l'ultima notizia, passiamo all'aggiornamento con tempo e traffico. Radio Aldebaran, tempo e traffico.